Arquata del Tronto, per la sua posizione, può essere definito un paese strategico. È infatti l'unico comune d'Italia il cui territorio è compreso all'interno di due parchi nazionali, il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga ed il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, anticamente noto con il nome di Surpicanum, come risulta da un'antica carta militare risalente all'Impero Romano. Questo piccolo borgo dovrebbe essere antico di oltre 2000 anni. Il ceppo miliare, rinvenuto e visibile nel paese di Trisungo, posto per segnare il 99esimo miglio da Roma, è una testimonianza che avvalora questa tesi. Questo suggestivo paese, fin dal Medioevo, fu per lungo tempo conteso tra i comuni di Ascoli e di Norcia, che se ne disputavano il possesso con aspri combattimenti e frequenti capovolgimenti di sorta. Nel 1550 Arquata fece stampare il Patrio Statuto. Fu sottoposto al prelato che governava Norcia per conto dello Stato Pontificio. Fece parte del Dipartimento del Trasimeno nel periodo della dominazione napoleonica. Fu aggregata definitivamente al comune di Ascoli con il restaurato governo pontificio. Arrivando ad Arquata, l'attenzione è inevitabilmente catturata dalla rocca, struttura dominante e strategica posta a sorveglianza della valle del fiume Tronto, dell'antica via Salaria, delle vie verso l'Aquila e verso l'Umbria. La leggenda vuole che nella rocca di Arquata abbia risieduto per un certo periodo di tempo la regina Giovanna d'Angiò. La rocca, risalente al XIII secolo, sorge su uno sperone roccioso situato poco più a nord dell'abitato. Racchiude al suo interno un cortile dove, originariamente, alloggiavano i militari. Qui è tuttora visibile una grossa buca, con molta probabilità un'antica nevaia che serviva per conservare il cibo d'inverno e l'acqua d'estate. Le due torri, l'una esagonale, l'altra a pianta quadrata, catturano con antico mistero la curiosità del visitatore, dando la possibilità di godere di un panorama unico. La rocca di Arquata, sotto l'attento controllo della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici della Regione Marche e con il contributo determinante dei due parchi nazionali, è stata oggetto di un attento restauro che ha riguardato dapprima il risanamento di tutti gli elementi murari del castello e quindi la realizzazione nel vasto cortile interno di una sala con caratteristiche di polifunzionalità. Sorvegliati dalla splendida rocca, scendiamo all'interno del paese, dove strade e stradine ci conducono alla chiesa della Santissima Annunziata, al cui interno è conservato un crocefisso ligneo duecentesco di pregevole fattura, intagliato e dipinto da due monaci benedettini che alla base dell'opera lasciarono i propri nomi, Fra Raniero e Fra Berardo. Lasciando il centro storico di Arquata, scendendo verso valle, si raggiunge Borgo di Arquata, dove troviamo la chiesa di San Francesco, chiesa a due navate, ricca al suo interno di arredi lignei finemente lavorati, come gli altari, i confessionali, la cantoria, che risalgono ai secoli XVI e XVII. Sulla navata destra della chiesa si possono ammirare tre tele seicentesche, una Madonna del Rosario, il Transito di San Giuseppe, San Carlo Borromeo. Sono inoltre presenti una statua lignea di scuola marchigiana, un affresco ritraente una Madonna con Bambino e Santi, attribuito all'opera di un seguace di Cola della Matrice. La chiesa di San Francesco è altresì importante perché conserva al suo interno un estratto dell'originale della Sacra Sindone di Gesù, conservata a Torino. Dai documenti ritrovati si evince che su petizione del vescovo Bucciarelli, alla presenza di una commissione appositamente incaricata, un lenzuolo di lino di uguale misura fosse fatto combaciare con l'originale,
A seguito di tale operazione, sul nuovo telo sarebbe rimasta impressa l'immagine del tutto simile all'originale, contenente, così vuole la tradizione popolare, tracce delle sostanze che componevano l'immagine della Sacra Sindone, al fine di poterne rappresentare una valida alternativa in caso di una sua perdita. Il fascino di questo piccolo comune è quello di ricomprendere all'interno del suo territorio un gran numero di borghi, a volte nascosti e difficilmente raggiungibili, ma ognuno custode silenzioso e fiero di un piccolo tesoro, di un'antica tradizione, di mitiche leggende. Spelonga ne è un esempio tipico. La chiesa del paese, Sant'Agata di Spelonga, realizzata in epoca non anteriore al XV secolo, conserva al suo interno pezzi di notevole bellezza, dall'altare datato 1631 ed intagliato in noce, agli affreschi che ornano con eleganza le pareti. A destra dell'altare maggiore è conservata la celebre bandiera turca, che un'attendibile tradizione popolare vuole fosse stata conquistata nel corso della battaglia navale di Lepanto, nel 1571, da un manipolo di coraggiosi spelongani, che poi la riportarono in paese. Questa manifestazione di coraggio è ricordata dai paesani con una festa che rievoca la cruenta battaglia e le indomite gesta. La Festa Bella, questo è il suo nome, si svolge ogni 3 anni e tradizione vuole che gli uomini più forti del paese vadano per giorni nei boschi dei Monti della Laga alla ricerca dell'albero più alto. Una volta trovato, lo abbattono e puliscono sul posto, fra canti e balli. Poi, sceso a spalla in paese, viene messo al centro della piazza a formare l'albero maestro della nave, che sarà costruita. Sull'albero verrà issata la bandiera turca anticamente conquistata. Nella frazione di Faete, attraversando l'ordinato borgo e salendo per una stradina di campagna, si raggiunge la chiesetta della Madonna della Neve, caratterizzata da un portico frontale coperto da 2 capriati a vista. Conserva al suo interno un affresco raffigurante l'Annunciazione e sulla sinistra la statua della Madonna della Neve. Tradizione vuole che secoli fa un'epidemia stesse seminando ovunque morte e desolazione. Una proverbiale miracolosa nevicata caduta il 5 di agosto preservò il paese dalla mortale infestazione. Per questo ancora oggi si celebra la festa della Madonna della Neve, portando la statua in processione per le vie del paese. Il privilegio di rientrare all'interno del territorio di 2 parchi nazionali fa sì che il comune di Arquata del Tronto e di borghi adesso appartenenti siano indistintamente degli ottimi punti di partenza per escursioni e gite all'aperto. Gli itinerari portano spesso a godere di panorami e luoghi suggestivi. Basti pensare alla cima del Monte Vettore, 2.474 metri, ai piani sconfinati del Castelluccio, dove in primavera trionfano i caldi colori della lenticchia in fiore, diventato anche punto di riferimento internazionale per moltissimi amanti del volo libero. E poi, come non seguire i sentieri che portano alla grotta della mitica Sibilla, dea misteriosa di queste montagne, dove, se si è baciati dal sole e dalla fortuna, è possibile ammirare la superbia dell'Aquila Reale o le discese del Falco Pellegrino. Nei boschi, dove sentieri ben segnati invitano alla scoperta, si è accompagnati nel cammino dall'instancabile Picchio Rosso o spiati dagli occhi curiosi di un capriolo selvatico. Non sono da meno i boschi secolari ed impervi, spesso selvaggi nella loro bellezza, dei Monti della Laga. Qui stretti sentieri e vecchie mulattiere rimandano a tempi remoti, al passo costante dei pastori silenziosi che, sfidando la spigolosità di questi monti, portavano il gregge sulle alture dei pascoli. Fiumi, torrenti, piccoli ruscelli in primavera creano un'armonia di suoni unica, da vedere il vertiginoso salto delle cascate della Volpara, il bosco intatto di San Gerbone, dove
non è difficile incontrare la volpe selvatica o lo scoiattolo che, silenziosi, seguono il turista. Il territorio del parco è ottimo per escursioni a piedi o in bicicletta, due modi semplici per raggiungere e trovare gli antichi borghi, spesso abbandonati, ma dal fascino ancora intatto. Se i Sibillini sono il regno della lenticchia, i Monti della Laga sono il regno incontrastato della castagna. Estesi castagneti furono impiantati fra queste montagne con molta probabilità 4-5.000 anni fa. In autunno, periodo di raccolta della castagna, i colori che questi boschi creano e regalano sono imperdibili. La bellezza di questi luoghi immersi nella natura si ritrova nella varietà e particolarità dei cibi che è possibile degustare. Le verdi valli ai piedi delle montagne sono degli ottimi pascoli ed il formaggio prodotto nel rispetto delle antiche tradizioni non tradisce le aspettative. Qui gli abitanti, abituati ai ritmi stagionali della montagna, da sempre cucinano con prodotti del luogo. Tutto è fatto in casa, tutto è frutto del lavoro, dell'esperienza, della tradizione e dei segreti che ciascuno conosce e si tramanda. Gli agriturismi presenti, oltre ad offrire un'accogliente ospitalità, sono un luogo ideale per vivere e sentire il ritmo di vita di questi posti e attraverso la cucina per riconoscerne i sapori. Arrivederci ad Arquata del Tronto.